Sette. Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo, e faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando casa Sanremo dorme ancora e vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella e prima che cominci a correre ad urlare che lunedì, lunedì bestiale, e lunedì qui a casa Sanremo è. Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore, com'è bello il tuo cuore. Voce di Bruno Santarsiari con la sua band, il secondo appuntamento del palinsesto di oggi, Casa Sanremo in TV, l'Italia in vetrina con contaminazioni e incursioni dalla voce. Disturbi. Disturbatore Savino Zaba, protagonista anche lui del palinsesto di Casa Sanremo con Buongiorno Sanremo alle 9.30, quest'anno l'alzataccia tocca a lui. Siccome al taglio del nastro di ieri abbiamo promesso che avremmo condiviso alcuni momenti e ce ne siamo già inventati uno, che è questo. 14... Non riusciamo a stare lontani. Neanche a pranzo. No, neanche a pranzo, devo dire, Savino ha una buona forchetta, però ha una certa età, quindi a un certo punto lui andrà via per farsi il riposino. Signore, a casa Sanremo lui viene a fare il riposino. Vedi, non puoi confessare nulla, vai a fidarti delle amiche, le ho detto. Mai fidarti. Guarda, io a un certo punto devo andare a riposare, a stendere un po'. No, allora lo spieghiamo, effettivamente lui apre il palinsesto alle 9.30, poi il programma su Rai Radio 1, Generazioni a Confronto, insomma tanta roba a cuocere. A un certo punto, anche per distribuire le energie ed arrivare sani a sabato, a diciamo, sabato. Integri a sabato, esatto. Vabbè, a domenica. Si riguarda. Allora, caro Savino, tanti tuoi amici e colleghi hanno partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta a mezzogiorno, quindi con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, Amadeus, e tutto il magnifico, enorme carrozzone del Festival di Sanremo. Devo dire, una conferenza stampa piena di sorrisi, molto distesa, e chiaramente Amadeus ha fatto già la sua prima battuta. Beh sì, certo, il festival non è ancora iniziato, quindi è ovvio che tutto fili ancora liscio. Non sono mancate un po' di provocazioni, un po' di battute. Una tra queste dice: Amadeus, ma se per caso tu, corna facendo, dovessi risultare positivo al Covid, perché è ovvio, ogni 48 siamo tutti sottoposti a tamponi di controllo, malgrado abbiamo tutti già le nostre dosi di vaccino, e dice: qual è il piano B? E Amadeus ha risposto: signori, il piano B non c'è, aspettiamo che mi negativizzo, state qui 10 giorni. E si ricomincia. Il periodo di quarantena normale e poi si riparte. Sì, ma no, perché a un certo punto si era parlato anche di un piano B. Forse qualcuno avrà letto di Antonella Clerici già pronta a prendere il suo posto. Io credo che non l'abbiano previsto, e che chiaramente è una battuta, è una provocazione, non l'abbiano previsto, e che stanno facendo veramente tutto con estrema attenzione. Amadeus si muove in punta di piedi, con estrema attenzione, seguendo tutti i protocolli, e poi mi sembra anche la soluzione più logica, più normale, anche perché è venuto a trovarlo l'amico.
Oh, finalmente. È arrivato. Quante volte ha bussato a quella stanza dell'Hotel Globo? Ci sei, ci sei, ci sei. Ieri Fiorello ha finalmente aperto la porta con i bigodini in testa. Poteva non sembrare lui, invece era lui con i bigodini in serra, pronto per andare a inaugurare una serra, perché questa è la città dei fiori, non dimentichiamolo. C'è anche il green carpet proprio di fronte all'Ariston, esatto, ad accogliere amici, artisti e ospiti. E durante la conferenza stampa ha detto: in realtà ci conosciamo da 35 anni. Loro tra l'altro sono vicini di casa, abitano praticamente sullo stesso pianerottolo, quindi fanno, vivono, le vacanze insieme. Fanno le vacanze insieme, per cui non poteva fargli uno sgarbo di questo genere. Secondo me, sai, quando Fiorello ha deciso di confermare la sua presenza, se vogliamo anche veramente un po' a sorpresa, quando Amadeus l'ha minacciato e gli ha detto: guarda Fiorello, se non vieni io giuro che vado in scena con il tuo cartonato a dimensione naturale. Secondo me lui ci ha ripensato, dico: non posso abbandonare. Vengo io in carne e ossa, anche perché poi dobbiamo incontrarci sul pianerottolo, dobbiamo andare a buttare la spazzatura, dovremmo fare una vita insieme, non sarà facile per te. No, in realtà poi Fiorello, se vai a guardare anche il calendario delle date del tour che sta facendo, ha interrotto esattamente in questi 10 giorni le sue date. Quindi, insomma, quindi tu avevi già letto, insomma, segni della sua partecipazione. Tra le righe sì, e poi non poteva lasciarlo solo. Poi non sappiamo in realtà quante sere sarà presente. Sì, vero. Qualcuno Nel senso, dice una sera, due sere, qualcuno forse tutte le sere, non credo tutte le sere. Amadeus, insomma, ama molto questa carta dell'imprevedibilità, certo. E l'ho anche dichiarato, dice: io non so Fiorello che cosa farà, né quanti giorni starà, se starà con me fino alla fine. Stasera c'è, domani non si sa, cioè domani c'è, dopodomani non si sa. Una cosa è certa, che l'8 sarà la prima data, l'8 febbraio, quindi quando il festival sarà finito, la prima data del, diciamo, del recupero, del ritorno alla tournée teatrale, quindi probabilmente fino a domenica è disponibile, quindi, diciamo, potrebbe sul calendario è disponibile, poi dipenderà quello che farà. Ancora manca all'appello un altro super ospite dal punto di vista musicale, perché è attesa Laura Pausini, Cesare Cremonini. Poi, che non è mai venuto in realtà, è la prima volta per Cesare al Festival di Sanremo. I Maneskin che apriranno domani sera. Ma perché li chiamano Maneskin? Cos'è sta storia del Maneskin? Pare che secondo loro, insomma, pare che la giusta dizione sia Maneskin e non Maneskin. Ma l'anno scorso l'abbiamo chiamati Ma noi continuiamo ancora a chiamare Maneskin, ecco. Quindi saranno loro ad aprire domani sera la serata con i primi 12 o 13 artisti, perché sono 25, si esibiranno per una metà domani sera, l'altra metà invece mercoledì sera, per avere poi il quadro completo. Poi giovedì sera si esibiranno tutti insieme, venerdì ci sarà la serata delle cover, dove gli artisti avranno la possibilità, normalmente era giovedì, l'hanno spostata a venerdì, dove avranno la possibilità di duettare con altri artisti, ma qualcuno invece andrà da solo, cioè realizzerà, canterà da solo la sua cover, e poi domenica c'è la gran finale. Sabato, c'è il gran finale. Ci sarà ovviamente, anche a proposito di comicità, che Cozzalone, insomma, anche questo è un grande colpo. Che canterà, che sicuramente ascolteremo il suo brano nelle playlist delle radio, però non viene considerato giustamente un ospite musicale. Quindi all'appello manca ancora un ospite musicale, ed effettivamente non so se Amadeus scherzasse o quanto scherzasse, ma ha detto: è bellissimo iniziare il festival martedì senza sapere che cosa accadrà di fatto venerdì. Esatto, ma è bello perché appunto si riserverà probabilmente delle sorprese. Comunque che Cozzalone si è garantito, insomma, anche la parte della comicità, quella che magari non farà Fiorello negli altri giorni, la farà Luca, che è bravissimo, oltre ad essere un bravo comico è anche un bravo musicista. Lui suona, bravo regista, bravo attore. Esatto, suona il pianoforte in maniera eccellente, scrive delle canzoni divertenti molto, quindi devo dire il panorama è completo. Manca questo nome, vediamo che cosa succede, insomma, che cosa ci riserva. Amadeus ha parlato del Festival della Ripartenza, anche del Festival della Gioia, un po' quella che si inizia a respirare in questa edizione di Casa Sanremo, e anche del festival stesso, che è un po' comunque un ibrido, no? Tra il pre-pandemia e il post-pandemia. Esatto. L'anno scorso era veramente ancora più rigido, le restrizioni erano fortissime, non eravamo vaccinati tutti completamente. Quest'anno per fortuna molti di noi sono vaccinati, la gran parte degli italiani per fortuna, e si ritorna, però facendo molta attenzione. Ci stiamo rendendo conto, adesso senza scendere nei dettagli, che questa variante è un po' più debole per fortuna, quindi però molto veloce. È anche molto veloce, la sensazione, come dicono gli esperti e i virologi che impazzano nei salotti come questi, è che siamo giunti alla fine, nel senso che se non dovesse mai arrivare un'altra, speriamo di no, un'altra variante, dovremmo aver concluso questo ciclo di pandemia, e quindi pensare e puntare al 2023 come l'edizione davvero della grande ripartenza. Intanto godiamoci questa, dove ho notato una cosa, stranamente
nel weekend precedente e oggi che ancora non è cominciato il festival c'è davvero tanta gente, sì, perché la gente ha voglia di vivere, ha voglia di uscire con le protezioni, con tutte seguendo tutti i protocolli, insomma, ma ha voglia di vivere, abbiamo voglia di finalmente uscire, di emergere, e saremo anche questo, un po' di spensieratezza. Assolutamente, quello che è stato anche il tentativo dell'anno scorso, malgrado il grande lockdown, ma quello di regalare da casa almeno 5 serate speciali, malgrado il pubblico fosse completamente assente. Allora, Savino Zava sarà protagonista di un altro momento oggi pomeriggio alle ore 17. Perché ospiteremo 3 scrittori nello spazio chiamato Writers. E quindi per tutta la settimana avremo anche nomi importanti della letteratura italiana e racconteremo, ci faremo raccontare magari attraverso anche la musica, i fiori, i profumi di questa città, i libri che hanno scritto i vari protagonisti. E ti raccomando, caro Savino, stasera a letto presto, perché domani mattina alle 9.30 tu sei qui con Buongiorno Sanremo. Ma andiamo a cena stasera. Stasera ti porta a Monte Carlo, dai, esatto, fai bravo. Allora Savino, più tardi alle 17 e poi domani mattina. Veronica, grazie. Maia, scusa, fatemi fare il presentatore. Veronica Maia. Andiamo un attimo in pubblicità e poi la nostra grafica ci ricorda il numero solidale, anzi fallo anche tu Savino, del tuo contributo al 45533 per Save the Children. Dopo parleremo delle tantissime iniziative di Save the Children. A tra poco. Grazie Eli. Ma hai un segreto? L'equilibrio. Io bevo acqua San Benedetto, che mi depura e in più arricchisce il mio corpo di tanti nutrienti preziosi. Risultato? Benessere e bellezza. San Benedetto, my secret. Carbonara per tutti? Sì. Ce l'avete questa? Che sto facendo? Certamente, anche noi abbiamo da Cecco. Volete due? Sì. Vi spiego, De Cecco è così buona perché nasce dal cuore dei migliori grani del mondo. E l'essiccazione lenta e a bassa temperatura ne conserva il sapore e caratteristiche nutrizionali. E la tenuta in cottura è perfetta. Sempre solo De Cecco. Rigorosamente. Di De Cecco ce n'è una sola. Comfort e benessere. La filosofia made in Italy di Chateau Dax. Imbottiture in memory e sedute regolabili elettricamente. Questa è la linea di divani Comfortech. Amore a prima seduta. Vieni a scoprirla da Chateau Dax. Per l'ultima volta, dov'era quella sera? Dopo. Dopo che? Campanello. Ah, è così! E allora ne parliamo in tribunale! Io dopo. Ci prendiamo un caffè. Dove vuoi che lo metta? A foca. È sempre un buon momento per un caffè Borbone. Questo è buono proprio come al bar, eh? Alla cangatera, foca. Borbone è l'espresso bar dalla tua macchinetta. Deve partire il pezzo, Bruno Santarsieri Band. Quando sento le vostre note mi viene voglia di continuare ad ascoltare, ma abbiamo tanti appuntamenti nel nostro appuntamento pomeridiano con l'Italia in vetrina, e presentiamo per la prima volta, anche se sono già, come dire, protagonisti dal taglio del nastro di ieri qui a Casa Sanremo, l'azienda Ruffino, con Lidia Cesari, Communication PR Manager, e Francesco Sorelli, che è il direttore comunicazione Brand Experience. Ciao Veronica. Ciao, buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio. Benvenuti a Casa Sanremo, anche se vedo che avete già preso possesso di degli spazi importanti, e del roof e delle nostre sale pranzo-cena, portando a conoscenza del nostro pubblico il prodotto Ruffino.
un ottimo, squisito vino che arriva da Firenze, dalle porte di Firenze. Dalle meravigliose colline toscane. Ti piace il vino, Veronica? Io sono amante del vino, mi sento molto ignorante perché è un mondo che più assaggi, più scopri, più conosci, più ti rendi conto di quanto non conosci ancora. Però sono una buona bevitrice e amo tanto il rosso, il vino rosso. Eh sì, anch'io non, quando ho cominciato a lavorare nel vino è stato un po' per caso, è stata una storia d'amore, perché poi col vino ritrovi tanti aspetti che rendono bella la vita, il piacere dello stare insieme, le proprie origini, rende tutto un po' più leggero e ti racconta come persona. Noi poi come italiani abbiamo questa abilità unica di riuscire ad aggregarci nel segno del bello, del buono, del piacere dello stare insieme. Il vino è questo filo rosso, non lo dico filo in rosso. Francese apposta, fil rouge, che rende tutto molto più bello. Noi come Ruffino abbiamo questo sintagma, vivere di gusto, che è un po' una filosofia per noi. Il vino è questo, è la magia. È un po' come il Festival di Sanremo, no? Esatto. È casa Sanremo, si creano queste aggregazioni, si sta insieme. Sì. Ecco, poi parliamo di territorio toscano, una regione dalla forte antica vocazione, no? Per il vino, per i suoi terreni. Però perché Ruffino a casa Sanremo? Come mai vi siete innamorati dell'atmosfera del festival? Perché riteniamo che il vino sia perfetto per raccontare questi momenti, per cucirli, per unirli. Il vino è da sempre, dai nostri nonni, nel Rinascimento, da sempre unisce e fa stare bene, ti crea queste meravigliose unioni. Nei momenti importanti si brinda, no? Si brinda, c'è il convivio, esatto. C'è la condivisione. Ma anche nei momenti più semplici, quando ti ritrovi magari con la tua famiglia, con i tuoi amici e vuoi un attimo rilassarti, abbassare i ritmi frenetici, riconnetterti. Come siete entrati in questo mondo? Quali sono gli obiettivi per l'azienda Ruffino, Lidia? Nel mondo della musica, dici? Del o vino? Noi, una cosa personale, nel mondo del vino abbiamo percorsi molto diversi, quindi io nasco e sono agronoma, quindi vengo proprio dalla produzione, dalla campagna, con la passione. Dalle proprio, radici, dalle radici, posso dire. Esatto, proprio dalle radici. Quindi proprio con la grandissima passione della viticoltura, della campagna, dello stare fuori. E poi piano piano in realtà mi sono poi appassionata sempre di più, quindi dalla campagna alla cantina e poi anche alla promozione, ed è un mondo veramente particolare e in realtà che davvero unisce tantissime generazioni e è veramente trasversale. Ecco, stavi parlando di comunicazione e promozione, sì. E diciamo che forse l'Italia, sto ovviamente generalizzando, però l'Italia è arrivata un po' dopo rispetto ad altri paesi, cito la Francia che è stata un po' da prevista. Grazie Bruno che grazie. Si rende anche disponibile grazie a mille. Portarci dei calici e io prendo il cavatappi, anzi lo lascio a Lidia che grazie. Lo saprà usare meglio di me. Ecco, l'Italia sta facendo un ottimo lavoro, parlo di tutte le regioni mm-hmm. Protagoniste, dal nord al sud, ormai non è solo la Toscana, non eh? È solo la Toscana, c'è la Sicilia, c'è il Piemonte. No, l'Italia piano piano si sta muovendo in maniera un pochino più compatta, in effetti, forse come dicevi prima, la Francia su questo è stata un pochino più brava di noi all'inizio. Un po' più veloce, ma ora ci stiamo muovendo e abbiamo una gran voglia di ricominciare anche a muoverci, perché appunto anche noi, insomma, come un po' tutti in questi due anni, siamo stati un pochino più fermi e ora sì, abbiamo una gran voglia di ricominciare, di recuperare. E per noi essere qui a Sanremo è già veramente una opportunità bellissima, incredibile e nuova, perché per noi è nuova questa. Come si comunica un territorio attraverso il vino? Mi state guardando. Beh, vuole... Che sguardo era? È uno sguardo languido, sì. Intesa. Sì. Lei regge bene, inutile che fai bere, esatto, la parola non ce la farò che mai. Che lei ti tiene testa, esatto, che si sappia. Beh, ci vuole passione, come penso tutte le cose che piacciono, poi riesce ad arrivare alle persone. Come non si fa aver passione per quelle che sono le tue radici, il tuo DNA, il tuo modo di essere? Ci chiamavano Enotria prima in Italia, la terra del vino. E il vino cos'è? Il vino è sempre stato insieme, è sempre stato le persone, è sempre stato identità. Ma un'identità che non è identità che esclude la diversità, anzi che la abbraccia. E quindi celebra le proprie radici al momento stesso in cui
i frutti della vite si fanno conoscere anche ad altre persone. Questo è un po' il bello del vino, una grande molecola di civiltà. Ecco, io ho invitato con messaggi subliminali, esatto, Lidia. Nel frattempo mi avvantaggio perché... Sì, perché vorrei approfittare della vostra competenza e della vostra presenza anche, come dire, informale, per spiegare a chi ci segue come si assaggia il vino, che cosa bisogna cercare nel vino, perché oggi gli intenditori li vedi, no? Che insomma, sono un po' ridicoli, vero, quando fanno così? No, io apprezzo, rispetto, imparo, ripeto, sempre per quell'ignoranza di cui sopra, rispetto a un argomento così vasto che è quello appunto dell'enologia. E, come si assaggia il vino? Che cosa bisogna cercare in un bicchiere? Gli odori, i profumi, quei famosi archi che si lasciano sul bicchiere? Sì, quando... sono tutti piccoli indizi che ti fanno capire. Innanzitutto il vino non è buono in assoluto, è buono nel momento e con chi sei. Quindi può esserci un vino semplicissimo di fresca beva che è perfetto per quel momento, viceversa ci sono dei vini più strutturati, più vellutati, più setosi, che ne sottolineano e ne celebrano altri. Nel vino ci sono tre momenti, è un po', è un esempio un po' facile, ma è davvero una storia d'amore, perché il vino prima ti guardi... Ritorna sul tema dell'amore, sì, non sono, so se... Stanotte ho dormito in una testiera di un letto, c'è due angiolini che si baciucchiavano, quindi sono un po' ti rimasto... Ti hanno ispirato. Esatto, condizionato, sì. Comunque il vino lo devi guardare, è poi vero. Ti ci avvicini e lo annusi, magari lo fai danzare, poi lo assaggi e poi ci vuole la pazienza e il tempo. E quindi sono tre fasi in termini di fisiologia del gusto, quindi quelle che si chiamano le tecniche dell'assaggio. C'è la parte visiva, da cui capisci tante cose. Prego Lidia, lo puoi servire? Io intanto lo servo, grazie. Almeno. Poi io parlo, ma lei è molto più brava di me, quindi io lascerei fare a io lei. Io intanto servo, almeno. Che cosa hai stappato, ci Lidia? Ci avvantaggiamo. Allora, io ho stappato un rosso, visto che appunto è un vino... Per accontentarvi. Per accontentarvi, ma in realtà è venuto bene, perché in Toscana, insomma, siamo grandissimi produttori di vino rosso. Ed è un Riserva Ducale, quindi è il nostro Chianti Classico Riserva. A tre bicchieri, vedo un'etichetta. A tre bicchieri, benissimo. Un bel premio, è sì. Un bel premio che a livello proprio internazionale è un premio del Gambero Rosso, e è uno dei premi sicuramente grazie. Più ambiti. E per noi questo è il nostro vino bandiera, quindi ci ha fatto veramente molto piacere portarlo qua, perché è un vino che produciamo dal 1927, la Riserva Ducale, e che ci rappresenta davvero in tutto il mondo. Quindi esatto, quello che diceva Francesco è fondamentale nell'assaggio del vino. La prima cosa è sicuramente la vista, no? Quindi come si presenta, il colore, quindi lo studio, diciamo così, di... Per esempio Veronica ora capisce che questo è un vino giovane, vedi come è acceso i colori. Sì. Infatti è un 2018. Quanti gradi fa? Domanda a cui non so risponderti. Questo è un 14, esatto, questo è facile. Un 14 gradi. E dopodiché, esatto, incominciamo un po' a muovere il calice. A farlo danzare, lui farlo ha detto danzare, mi piace tanto. Giustamente, a farlo danzare e a annusarlo. Quindi sicuramente è una... Il naso, come si dice, è uno degli aspetti principali, secondo me. Poi La danza è funzionale a far fuori... a far emergere i profumi, perché sono volatili i profumi, quindi in realtà prima di farlo danzare va annusato, in questo modo si capisce l'intensità. Se è un vino molto profumato non hai bisogno di farlo danzare per tirarne fuori. Al momento in cui lo fai danzare, l'ampiezza, quindi riesci a capire quali sono i bouquet che lo caratterizzano. Quindi, che odori sentiamo, che odori cogliamo? Beh, hai mai camminato in ottobre nelle campagne toscane? Sì. Comincia a esserci il crepitio delle foglie calpestate e dà questo odore un po' da sottobosco. Ma lui è un uomo romantico, Lidia, è romantico. Ci sono profumi maturi, c'è la ciliegia. La ciliegia. Che è la piuttosto ciliegia netta. Tanto, ciliegia amarena. La ciliegia amarena è molto... Esatto. Sì, vero. Questo è un vino di Sangiovese principalmente, quindi è il nostro vitigno in Toscana più rappresentativo che è... Sai che sono felice perché ho indovinato l'amarena, allora mi sento è... improvvisamente più esperta. Poi senti queste note di cuoio, di pelle... che rendono tutto un po' più affascinante, un po' più complesso. Quasi quasi complesso. Mi basta odorarlo. E sono note più eteree, quindi non ti arrivano subito. Prima ti arriva la ciliegia e poi quando impari a conoscerlo ti arrivano le sue doti nascoste, forse sono ancora più intriganti. Allora, Francesco, Lidia, nell'augurio di rivedervi ancora qui in uno degli spazi dell'Italia in vetrina a Casa Sanremo,
Vi ringrazio per questo inizio di viaggio che abbiamo fatto insieme ai nostri telespettatori di Casa Sanremo TV. Noi ringraziamo te, ci auguriamo che tu lo possa compiere fino alla nostra tenuta. Vieni a Ruffino. Grazie, va bene. Qual è il momento migliore per venirvi a trovare? Qualsiasi. Qualsiasi, ogni momento la vendemmia. No, assolutamente. Primavera, anzi, forse anche meglio. Allora, il tempo di finire Sanremo, organizzarsi con Sanremo, riprenderci un attimo e poi... E ci vediamo da voi. Aspettiamo. Grazie. Ruffino, grazie Lidia, grazie Francesco. Tanto loro brindano con me, con voi, pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con l'Italia in vetrina. Cin. Grazie Eli. Ma hai un segreto? L'equilibrio. Io bevo acqua San Benedetto, che mi depura e in più arricchisce il mio corpo di tanti nutrienti preziosi. Risultato? Benessere e bellezza. San Benedetto, my secret. Carbonara per tutti? Sì. Ce l'avete questa? Che sto facendo? Certamente, anche noi abbiamo da Cecco. Volete due? Sì. Vi spiego, De Cecco è così buona perché nasce dal cuore dei migliori grani del mondo. E l'essiccazione lente a bassa temperatura ne conserva il sapore e caratteristiche nutrizionali. E la tenuta in cottura è perfetta. Sempre e solo De Cecco. Rigorosamente. Di De Cecco ce n'è una sola. Comfort e benessere. La filosofia made in Italy di Chateau Dax. Imbottiture in memory e sedute regolabili elettricamente. Questa è la linea di divani Comfortec. Amore a prima seduta. Vieni a scoprirla da Chateau Dax. Per l'ultima volta, dov'era quella sera? Dopo. Dopo chi? Campanello. Ah, è così? E allora ne parliamo in tribunale. Io dopo. Ci prendiamo un caffè. A foca. È sempre un buon momento per un caffè Borbone. Questo è buono proprio come al bar, eh? Alla cangatera, foca. Borbone è l'espresso bar dalla tua macchinetta. Band Bruno, quando mi regali il piacere di un brano intero dedicato? Quando vuoi, noi siamo qui a tua disposizione. Ma dimmi, a che ora finiscono le vostre notti con la band? Ma a mezzanotte facciamo i bravi, siamo tutti a letto. Facciamo i bravi, altrimenti poi la mattina qui con te. Allora, grazie Bruno, grazie con la tua squisita, amabilissima band. E adesso, anche se avete tutti già pranzato, immagino, noi abbiamo un immancabile appuntamento con l'area dei cooking show con Rossella Pisaturo, che abbiamo già trovato questa mattina, ma facciamo un viaggio un po' diverso perché questa mattina ai Fornelli era protagonista la Calabria, invece adesso è protagonista la Liguria, vero Rossella? Esatto, ciao Veronica, ben trovati a tutti all'interno della De Cecco Cooking Area. Come appunto hai detto, in realtà noi abbiamo già pranzato, però per i ritardatari, infatti noi qua ci troviamo all'interno della Roof, la mia Liguria. In realtà molti qui ancora stanno pranzando, molte persone che orbitano chiaramente attorno a Casa Sanremo, però appunto dalla Calabria restiamo però in territorio ligure e lo facciamo con lo chef del giorno, Francesco Dagnese, del Mulino della Signora. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Chef, allora che cosa ci preparerà? Un secondo, quindi un secondo. Cambiamo genere. Sì, facciamo una seppia in zimin. È una ricetta ligure poco conosciuta rispetto alle seppie, ai piselli, seppie al nero, con ingredienti semplicissimi. Allora, partiamo proprio dalle basi, io direi, quindi seppia in zemin. In zemin, sì. Lo zemin,
Chiediamo, che cos'è? È una preparazione che si fa, è una seppia in umido di base, con delle verdure. Quindi parliamo di pesce fondamentalmente. Certo, sì, allora, qui abbiamo una carrellata di ingredienti, che cosa ci serve per fare le seppie allo zemin? Allora, ci serve innanzitutto un po' di olio aromatizzato con dell'aglio. Allora, diciamo però un attimino, un passettino ancora prima, che cosa abbiamo fatto? Qui in una padella abbiamo aggiunto veramente un filino d'olio, un filino non d'olio. Mi sembra esagerato, esatto. Quindi lo facciamo riscaldare e adesso che cosa ha versato, chef, in questo momento? Un olio all'aglio. Olio all'aglio, perfetto. Per aromatizzare. Sì. Perfetto, dopodiché abbiamo? Abbiamo un soffritto, questo soffritto l'abbiamo praticamente già cotto, abbiamo fatto una pastorizzazione a 80 gradi. Quindi un soffritto di sedano, carote e cipolle. Sedano, carote e cipolle. Prima di nel frattempo, quindi dobbiamo stare anche attenti perché schizza, diciamo un po' tutti gli ingredienti in realtà, perché che cosa abbiamo a parte? Sì, abbiamo le seppie che vengono messe. Quindi subito seppie. Sì. Poi prima ancora di mettere le altre cose, facciamo un attimo la lista, quindi abbiamo fondamentalmente. Delle diete. Una passata di pomodoro, delle erbette. Ok, perfetto. Quanto tempo più o meno bisogna far È una preparazione cuocere? Che dura più o meno 20 minuti. Ah, ok, quindi una ventina di minuti circa. Sì. E non è, appunto dicevamo un po' a microfoni spenti prima appunto di iniziare il collegamento, non è un piatto molto conosciuto, sebbene sia comunque un piatto ligure. Ligure, sì, assolutamente. È un piatto poco conosciuto, un piatto natalizio di base, quindi... è un piatto che viene servito appunto sulle tavole nel periodo di Natale, durante il periodo di dicembre. Una seppia in umido. Quindi siamo reduci comunque dal periodo natalizio, Natale, Santo Stefano, Capodanno, sicuramente. Se fossimo stati qui a Sanremo durante le nostre feste avremmo sicuramente mangiato le seppie allo zemin. Sì, esattamente. Perfetto, allora adesso che cosa... Quindi continuiamo nel A rosolare la seppia. Sì. È appena pronta. Aggiungiamo la passata di pomodoro. Sì. Ok, quindi continuiamo nel frattempo a girare. Ma chef, passando comunque, ecco, qui abbiamo due calici di vino, tra l'altro abbiamo visto Veronica in compagnia del, insomma, dell'azienda Ruffino di vini. Che vino lei abbinerebbe? Sicuramente un bianco. Un bianco, Ruffino, ok. Ma anche perché va a sgrassare la seppia, comunque questa seppia in umido con ovviamente le biete, questa... Biete che sono precedentemente saltate in padella. Sì, infatti spieghiamo un attimo come prima di aggiungerle chiaramente che qual è stato il procedimento di queste verdure? Viene messo un po' di olio con delle acciughe, vengono messe le biete all'interno e poi infine sfumate con un po' di vino e un brodo vegetale. Ok, quindi poi le mettiamo da parte chiaramente. Sì. Nel frattempo qui continuiamo a... Sì, continuiamo la cottura. Insomma, ad assemblare. Sì, e in questo momento andiamo a mettere un po' di erbette. Sì, sì, che erbetta è questa? Basilico. La facciamo vedere, quindi ok, basilico. Un po' di prezzemolo, c'è della maggiorana, che sono, diciamo, i piatti tipici, i prodotti tipici di questo piatto. Ok, io avvicino il bianco, che si può aggiungere anche in cottura, mi diceva di sì prima, giusto? Certo, lei lo consiglia? Certo. Ok, certo. Quindi lei lo inserisce in cottura. La struttura, certo. Perfetto, tra l'altro noi diciamo che noi di Casa Sanremo pranziamo, ceniamo qui, insomma la nostra pausa, il nostro momento di pausa culinario lo facciamo proprio qui all'interno della De Cecco Cooking Area e neanche a farla apposta proprio oggi appunto chef ha cucinato lei, quindi ci ha fatto assaggiare queste seppie allo zemin, mi sono piaciute tantissimo, non lo dico per dire però insomma le ho veramente provate da pochissimo, quindi qui nel frattempo continuiamo. Nel frattempo continua la cottura. E dopo un po' vengono aggiunte le biete perché sono appunto già state cotte. Ci sono due modi di presentare il piatto. Una con le biete appunto che vengono messe quasi alla fine della cottura per non andare avanti proprio di cottura e per sentire una testura veramente interessante, oppure possono essere aggiunte dopo. Ok, lei cosa preferisce? Cioè, lei cosa consiglia? Io preferisco dopo perché restano ancora belle croccanti. Ok, perfetto. Il fuoco come lo lasciamo? Basta una temperatura abbastanza bassa, con un coperchio e le lasciamo andare. Ok, perfetto. Per all'incirca 20 minuti. Se lei dovesse fare una cena, non so, da amici o comunque a casa,
Insieme alle seppie e allo zemin, che cosa accompagnerebbe per i suoi ospiti? Sicuramente un bel vino. Dico a livello insomma sempre culinario, quindi parlando di altre cose da mettere vicino, da accostare. Beh, potremmo fare anche un primo, ad esempio, un pesto con una pasta al pesto, un sedanino al pesto, che è tipico della Liguria. Chiaramente. Tra l'altro lo ripetiamo, questo è un piatto puramente ligure, sebbene abbiamo un po' scavato insieme allo chef che non è un piatto molto frequente, insomma, non molto conosciuto, ma certo. Forse per la difficoltà nella preparazione, mi viene da pensare? No, non credo, però le seppie di solito vengono accompagnate con i piselli oppure vengono fatti al nero, e questo quindi magari è un po'... È meno comune come piatto, ma pur sempre un piatto veramente molto gustoso. Perfetto, allora noi continuiamo. Nel frattempo le chiedo un po', è stato uno dei settori più colpiti, quello gastronomico, sicuramente dalla situazione epidemiologica della pandemia. Ecco, lei come l'ha vissuta, insomma, questo periodo, come l'ha vissuto? E come ha cercato di riprendersi? Beh, un po' come tutti quanti. È stato un periodo difficile, un periodo dove... la ristorazione ne ha risentito tanto, sia per i dipendenti, anche per quello che riguarda chi c'è dietro, gli imprenditori, però piano piano questo periodo sembra che stia passando, si vede un miglioramento fortunatamente, e lo si vede nei ristoranti, lo si vede con tutte le prevenzioni che sono state prese dal governo, che sono molto importanti e che dobbiamo e bisogna tutti quanti seguire. È vero. Nel frattempo, mentre qui sta cuocendo, l'altro, l'odore è buonissimo, mi viene voglia di fare un bis, quindi rimangiarne un secondo piatto. Ma che aria si sta respirando qui all'interno di Casa Sanremo, chef? Bellissima, bellissima. È il suo primo Sanremo, esatto, vero? Come procede? Sanremo. Bene, 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 un'organizzazione bellissima. E poi tutto lo staff, veramente persone incredibili, incredibili. Perfetto, allora noi dovremmo aspettare qui che cuoce, però l'abbiamo detto, in realtà la preparazione è di circa 20 minuti, quindi sì. Noi cosa abbiamo fatto? Era il mio piatto che non ho mangiato a pranzo, non è vero, l'ho mangiato, vi assicuro, quindi facciamo effetto sorpresa, perché noi abbiamo qui già preparato, già pronto, seppie in zemin, eccolo qui. Allora, ci vuole spiegare come l'ha impiattato? Le biete? Facciamo vedere a favore di telecamera. Con un coppa pasta, delle biete, al centro le seppie con il loro sugo e le erbette che abbiamo messo anche nel fondo. Veronica, ti è piaciuto questo piatto? Che ne dici? Ma secondo te regge fino a stasera, così me lo mangio più tardi. Te lo consiglio, è veramente buono. Ti aspettiamo su per fare ovviamente pausa cena. Guarda, Rossella, nel momento in cui vengo su poi non torno più giù. Mi conosco, sono una buona forchetta. Comunque grazie per averci accompagnato in questo viaggio nella Liguria attraverso la ricetta delle seppie enzimine del tuo chef Francesco. E noi riprendiamo la linea dallo studio anche perché non vedo l'ora di sentire anche un altro contributo che ha preparato la nostra redazione, la redazione di Rocall, che si occupa di musica italiana, musica pop e rock. Ha realizzato una bellissima intervista ad una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo, Noemi. Per noi Rocall. Noemi torna al Festival di Sanremo, contiamo, non lo so dire. Ci racconti la canzone che hai scelto di portare quest'anno al Festival? Allora, beh, come l'anno scorso ho cercato di portare una canzone che raccontasse molto bene il mio momento, e dopo, diciamo, Glicine, che raccontava molto il rapporto con me stessa, no? Ritrovato, questo rimettersi a fuoco, credo che Ti amo, non lo so dire sia più portato al racconto del fatto che una volta che uno cambia, no? Prova delle nuove emozioni, deve prendere delle misure nuove con quello che lo circonda, con le persone, e tante volte ti amo non lo so dire perché è difficile esprimersi, trovare un contatto con gli altri, delle volte le parole diventano delle pallottole, no? Che ci impediscono in qualche modo di arrivare a meta.
Delle volte speriamo nei miracoli, speriamo che qualcosa succeda, però invece alla fine bisogna trovare la strada giusta. Ti amo, non lo so dire, forse non ancora, insomma, una bella metafora per raccontare che c'è sempre qualcosa da mettere a fuoco. Sono molto contenta perché credo che scrivendo questo testo e questa melodia, poi che è stata scritta da Alessandro Mahmood, da Alessandro La Cava e con la produzione di Dario Faini, credo che loro mi abbiano capito molto bene su quello che volevo raccontare. Ci sono delle frasi che penso che man mano che uno ascolta, riascolta la canzone, vengano sempre più messe a fuoco. Sono contenta perché Alessandro è veramente un bravissimo autore. Mi ha molto, molto capito, anche se noi ci siamo parlati, però non è che io abbia mai detto esplicitamente a lui, sì, delle volte uno si parla, ma lui ha capito profondamente il significato che volevo dare a questa canzone. Poi la produzione di Dario con la Dorado Inc è veramente bella, perché per raccontare certe cose ci vuole una grande energia. C'è questo synth che parte nel ritornello e nel pre con questa casa in quattro che forse racconta la forza con cui uno deve lanciare certi messaggi. Insomma, non si può farlo con un filo di voce, ci vuole una bella presenza, spero. Senti. Ma la prendo come un'occasione di raccontare una parte nuova di me, di confermarmi, nel senso di in qualche modo ribadire il concetto, però sempre in punta di piedi, ecco, senza voler essere né l'insegnante di nessuno, né voler per forza entrare con un piede in maniera troppo pesante nella vita delle persone. Spero che le persone si ritrovino in questa canzone, in questo testo, in questo modo di vivere la vita. Volendo o non volendo, tutti quanti attraversiamo un momento di cambiamento, tutti quanti dobbiamo riprendere le misure con quello che ci circonda, tutti quanti abbiamo dei rapporti da recuperare, cercando le parole giuste, e questo è quello che racconta il pezzo. Comunque quello che rimane di leitmotiv è la possibilità di raccontarsi con una consapevolezza nuova, questo sicuramente sì. Vabbè, la cover è un pezzo di cuore per tanti motivi, perché il rhythm and blues è un genere che ho amato da sempre, da piccolissima, un genere che mi ha veramente aiutato a raccontarmi, e Aretha Franklin è una grandissima interprete e cantautrice anche della musica mondiale, e mi piace molto il mood che lei avrà, perché ogni volta che ascolteremo un suo disco, lei sarà sempre qui con noi, di non sentirsi solo una diva della musica, ma anche una parte della società. Cioè il fatto che lei raccontasse, fosse in qualche modo una figura di riferimento per la sua comunità, per le donne in genere, per le donne di colore poi in particolar modo, perché insomma lei le raccontate tantissimo, per la lotta delle donne, per le vittorie delle donne, delle persone in generale. Raccontare poi le donne sul palco con questa canzone sarà bellissimo, perché è un tema caldo, molto attuale. E ci sono delle volte che mi sveglio la notte dicendo Dio mio, è veramente un K2 questo pezzo, però nello stesso modo credo che sia una bellissima scommessa, e per me sarà bellissimo, molto emozionante, però è un'occasione che ho colto al volo questa di Sanremo, per far sentire questa canzone il più possibile questo, per raccontarmi, ecco, in una maniera sempre molto, molto forte, questo sì. No, ma poi la musica oggi è molto, la vivo molto fluida. Diciamo che il concetto di album, forse la vivo più come un concetto, come un semplice una raccolta. Mi piace che il prossimo disco sia come, usando una metafora molto sanremese, un mazzo di fiori. Ogni fiore colto sul mio cammino sarà una nuova, un nuovo singolo, e chi vivrà vedrà. Ve la voglio vivere così, sempre con molta consapevolezza, però anche con la fluidità che oggi mi piace un sacco della musica, perché il fatto di poter collaborare anche con persone molto diverse, di entrare nel giardino degli altri, che ne so, penso alla collaborazione con Ginevra, con Arashi per la scrittura, con Franco 126, oppure il fit con Car Brave, che è stato veramente molto divertente per me. È una canzone un po' fuori dal mio
seminato o seminario, sbaglio sempre questa roba qui di seminato, seminato, e sia bellissimo, mi rende molto più dinamica, mi piace un sacco questa cosa qua, devo dire che l'apprezzo anche molto di più, perché poi si è come se si fosse aperto un argine, no? Dove la musica è questo, è, insomma, questo incontro di persone, mi piace tanto questa cosa qua. Bene, bocca al lupo. Lunga vita al lupo. E allora torniamo in diretta con il nostro appuntamento L'Italia in vetrina, che racconta un po' l'atmosfera sanremese, quella del Festival di Sanremo. Un giorno e mezzo manca all'inizio, ma raccontiamo anche i territori attraverso i suoi protagonisti. Casa Sanremo accoglie questi territori dalla Liguria alla Calabria, passando per la Puglia. Infatti proprio di Puglia parliamo con i tre ospiti di questo spazio. Entriamo nella famiglia Gioioso. Mario Gioioso, che forse è il più giovane della famiglia, però con già tante responsabilità e attività di famiglia che si portano avanti, che porti avanti nell'ambito della ristorazione. Ristorazione con una materia prima, parliamo di pescato, a chilometro zero. Sì, infatti. Benvenuto all'Italia in vetrina innanzitutto. Grazie. Mario. Sì, la Mare Gioioso è un'azienda di import-export di prodotti ittici. È nata nel 2016, siamo situati a Monopoli, abbiamo 68 barche appaltate. Wow, quindi, 68 pescherecci? Sì, la maggior parte del nostro business viene svolto su prodotto a chilometro zero, sul prodotto nazionale italiano a chilometro zero. Tutti i porti di Puglia abbiamo dei punti di riferimento in ogni porto, in tutta la Puglia. E questo garantisce una materia prima di qualità. Di qualità eccellente, fresca, il vero chilometro zero. Da lì quindi poi anche l'idea di sviluppare tutto questo con la parte creativa, perché se vogliamo la ristorazione rappresenta proprio l'atto creativo dalla materia prima alla mise en place, no? Come si dice. Abbiamo intrapreso questa strada di ristorazione perché vogliamo portare il prodotto a chilometro zero e preparandolo in una maniera, vogliamo valorizzare i prodotti a chilometro zero e prepararlo in la fantasia dello chef, però sempre tipico pugliese. Ma l'idea dei ristoranti è nata da te o da papà Sebastiano? No, io e mio padre in sintonia su questo progetto. E quindi ristoranti adesso all'attivo della famiglia Gioioso quanti sono? Tre. Sono tre ristoranti. Allora comincio a presentarne due. Allora, Ottavio Silvestri, il direttore del ristorante Gaudium, e poi c'è Roberto Colombo, direttore del ristorante Porta de Ma, che mi sembra l'ultimo arrivato nella famiglia Gioioso, vero? È uno degli ultimi aperti? Sì, esatto. Abbiamo aperto inizio metà gennaio. Quindi post pandemia, appena dopo il primo grande lockdown. E come sta andando? Per ora molto bene, assolutamente. E dove siete situati esattamente? Noi siamo situati a Monopoli, in piazza Garibaldi, una delle piazze più belle della città, con una finestra che si affaccia sul porto retrostante. Wow! Assolutamente. Che molto, bello, molto suggestivo, bello, immagino. Molto suggestivo. E abbiamo unito la pianteria prima straordinaria dell'azienda Gioioso con l'est lo chef di uno dei più stimati chef stellati pugliesi, Angelo Sabatelli. Ah, complimenti. Grazie. Bene intendo di chef stellati, anche io appartengo ad una famiglia di ristoratori, per cui drizzo sempre le orecchie quando ci sono delle belle realtà da raccontare, da scoprire, da assaggiare. Veniamo a Gaudium, che invece è uno dei primi tre ristoranti, no? Gaudium della famiglia Gioioso. È stato il primo dei tre ristoranti, è aperto a maggio 2021. Gaudium è una splendida finestra sul mare dove appunto... Fate a gara chi c'ha la finestra più grande sì. Vero? Dove appunto andiamo a sfruttare quella flotta di pescherecci di cui parlavamo prima, andando a fare una cucina dedicata al banco pesce, dedicata al pesce nel modo più naturale possibile. Cioè spiegami come funziona la giornata tipo... La giornata tipo di Gaudium, l'entrata di Gaudium è fatta con un grande banco pescheria, tutti i giorni quelle barche, quei 60 pescherecci appaltati portano a Gaudium la linea top
dei pescherecci del pescato del giorno, e il cliente può scegliere direttamente dal banco tutto quello che vuol mangiare, dall'antipasto crudo ai frutti di mare, al cotto, ai primi con la fantasia dello chef, con quello sempre che Sabatelli c'è. Sempre c'è la firma di Sabatelli a Gaudium? No, a Gaudium c'è un'altra squadra di chef, di Pinto e Calvelli, sempre locali della zona, dove andiamo rispetto a quella che è la fantasia dello chef, rispetto a quello che è il desiderio del cliente, andiamo a usufruire di un pescato davvero fresco e tradizionale. Quindi freschezza, tradizione e qualità. Qualità, estro e genio sono tutti ingredienti che secondo me fanno di un ristorante di successo. Qual è stata la difficoltà di aprire con questa ambizione, con questi obiettivi, rispetto però anche al momento pandemico che stiamo vivendo, che ha obbligato tanti ristoranti prima a star chiusi e poi ad adeguarsi a tutta una serie di regole che comunque non facilitano il lavoro nella sua quotidianità? Certo, diciamocelo. Forse l'unica difficoltà è stata proprio quella, un po' la paura del cliente nel potersi avvicinare al ristorante con la solita tranquillità pre-pandemica, quindi certo, il controllo del Green Pass piuttosto che la distanza. Noi cerchiamo sempre di mantenere comunque una sorta di regola che viga per tutti e tre i ristoranti, quindi un controllo molto serrato del Green Pass, una distanza tra i tavoli. Poi fortunatamente ad esempio Gaudium ha degli spazi molto ampi che consentono anche questa serenità, poi il certo cliente punto. Nel momento in cui ha uno spazio più ampio riesce a godersi l'esperienza, sperando che il periodo un po' più particolare volga al termine nel più breve tempo possibile. Raccontatemi della vostra bella Puglia, un po' lo state già facendo attraverso la descrizione dei ristoranti, queste finestre sul mare, queste eccellenze del territorio pugliese. Parliamo anche appunto della squadra, delle brigate di cucina. Ecco, la Puglia, what else? Che cosa altro ancora? La Puglia è, ormai negli ultimi anni si sta conoscendo sempre di più, perché ci stiamo distinguendo, perché ci stanno valorizzando di più. Prima eravamo più messi da parte, adesso stiamo sempre crescendo con, come turismo, come ambizione di tutti per far bene. Devo dire, la Puglia molto molto gettonata in questi due anni, che hanno un po' costretto gli italiani a riapprezzare, a scoprire, se non riscoprire, quelli che sono i nostri territori. La Puglia tra le destinazioni è quella più ambita, anche perché l'ho provato sulla mia pelle, è ancora in grado di offrire un'ospitalità attenta al dettaglio, ma nello stesso tempo familiare, calda, la semplicità che poi piace a chi sì, va in esatto. vacanza, è vero? Ed è proprio questo quello che il turista spesso ci fa presente. Magari noi non abbiamo bene in mente quello che è l'esperienza per il turista, che non conoscendoci arriva in Puglia e ci dice: voi siete sensazionali, ma voi tutti come accoglienza, voi territorio. Voi territorio, perché è proprio insito nel carattere del pugliese essere molto accogliente, essere, come hai detto, molto caldo, caloroso. Poi noi spesso ci capita che ci dicano: voi avete il pesce e non lo abbiamo mai visto così fresco, avete il vino, abbiamo l'olio, è vero, abbiamo praticamente tutto. Tutti gli ingredienti. Tutto quello che serve per dare un'esperienza, soprattutto culinaria, completa. Allora, sì, un'esperienza culinaria che anche noi qui a Casa Sanremo possiamo apprezzare, perché oltre al Roof, appunto, c'è un altro ristorante che è firmato proprio Gaudium e Porta de Ma, con il vostro staff, le vostre brigate, con il vostro freschissimo pesce. Quanto pesce avete portato qui a Casa Sanremo? Abbiamo cercato di portare il massimo. Il massimo, sì, vero? Troppo. Io anche oggi ho apprezzato delle cose meravigliose, spero di poter avere il tempo di pranzare e cenare ancora nei prossimi giorni qui a Casa Sanremo. Volevo dirvi che stanno facendo un casting anche per la nuova edizione delle Iene, perché loro due in particolare sono vestiti. A un certo punto ho detto: ma sono gli ospiti del mio prossimo pezzo o sono quelli della redazione delle Iene? Perché proprio vestiti siamo venuti come vestiti loro. Vestiti da direttori. Noi rimaniamo a disposizione. E io ho confuso, io banalmente ho confuso. Vi ringrazio per la vostra attenzione, grazie per quello che avete creato a Casa Sanremo. Vi invito, chi può venirci a trovare, a provare Gaudium e Porta de Ma qui dentro Casa Sanremo. A tra poco, noi andiamo di nuovo in pubblicità per poi ritornare con l'ultima parte dell'Italia in vetrina.
sempre così bella in forma. Grazie Eli. Ma hai un segreto? L'equilibrio. Io bevo acqua San Benedetto, che mi depura e in più arricchisce il mio corpo di tanti nutrienti preziosi. Risultato? Benessere e bellezza. San Benedetto, my secret. Carbonara per tutti? Sì. Ce l'avete questa? Che sto facendo? Certamente, anche noi abbiamo da Cecco. Volete due? Sì. Ok. Vi spiego, De Cecco è così buona perché nasce dal cuore dei migliori grani del mondo. E l'essiccazione lenta e a bassa temperatura ne conserva il sapore e caratteristiche nutrizionali. E la tenuta in cottura è perfetta. Sempre e solo De Cecco. Rigorosamente. Di De Cecco ce n'è una sola. Comfort e benessere. La filosofia made in Italy di Chateau Dax. Imbottiture in memory e sedute regolabili elettricamente. Questa è la linea di divani Comfortec. Amore a prima seduta. Vieni a scoprirla da Chateau Dax. Ottima la luce. Ottima il riscaldamento. Ottima. Dammi internet per una serie TV. Ottima. Il telefono. Ottima. Grazie. Ah, e pagate voi per 3 mesi. La Santa Serie Band che mi tiene compagnia in questi spazi su Casa Sanremo TV. Sono qui solo per salutarvi e ricordarvi il palinsesto a seguire. Tornerò con un altro appuntamento sui territori protagonisti di Casa Sanremo. Poi ancora l'amico e collega Savino Zaba alle 17 fino alle 19 con i Writers, quindi una vetrina letteraria a cura di Savino Zaba. Ci vediamo più tardi, grazie alla Santa Serie Band, e continuate a seguire Casa Sanremo TV. Un bacio da Veronica Maia, ciao, buon pomeriggio.